ovviamente dopo che qualcuno vuole fare qualche domanda, noi saremo disponibili anche siamo molto difficili. La storia, Sofia, io seguo un po' con la storia, perché così, come dire, faccio da cicerone a chi ci ascolta. Sofia è una trovatella, è una ragazza che si trova in un collegio gestito da suore a Roma, e fino all'età di 11-12 anni non è mai praticamente, certo che in qualche occasione l'abbiamo appena sentito, eccetto forse il Papa, non è mai uscita fuori dal collegio. A un certo punto, quando ormai era così grande che tutti pensavano non sarebbe mai stata più adottata, arriva un professore distinto, importante, ricco, che si presenta come un vecchio amico del padre, e padre ormai morto tempo, e decide di adottarla, e quindi la porta via dal collegio. La porta via dal collegio è la prima uscita, prima di arrivare alla nuova casa, è una visita di Roma e una vista della città eterna d'Artuccio. Io ovviamente farei subito la domanda a Licia, ma anche tu, la tua prima vista, la vista importante di Roma, l'hai avuta d'Artuccio? Non ricordo esattamente, è stata la prima volta che ho visto Roma. Io una suggestione che mi torna spesso è, io sono nata a Roma, però tutta la mia famiglia è campana, loro... Questa è una cosa interdimensionale. Allora, mio padre è di Avellino e mia madre è di Benevento, dei due paesi, non la provincia di Avellino, la provincia. Allora, mio padre è un paese che si chiama Montoro Inferiore e mia madre invece è un paese che si chiama Colle Sannita. E tutta la mia famiglia sta tra Benevento, Salerno e Avellino, e in particolare io vado molto spesso a Benevento. E quindi ricordo che andavamo con la macchina a Benevento e poi quando tornavamo facevamo quel pezzo di autostrada che congiunge l'uscita a sud dalla città, dal raccordo e la via che gira intorno a Roma. E mi ricordo che a me piaceva molto quando cominciava ad apparire, proprio attraverso, perché poi quella zona attraverso i castelli romani, da lì cominciava ad apparire sulla destra l'immagine della città. E da lì la potevi vedere quasi tutta sostanzialmente. E mi piaceva, probabilmente quella è stata la mia prima vista della città. Però io la vedevo più o meno come la vedeva Sofia. Io ho messo il Piccio perché il Piccio è uno dei posti di Roma che mi piace di più. Esatto. Io in realtà non sono una grandissima amante della mia città, cioè le cose che pensa Sofia guardando la città sono quelle che penso io di Roma, cioè un posto che è così grande, così bello, anche così pieno di storia che è difficile riuscire ad appartenervi. Cioè io quando mi muovo per le strade del centro di Roma non riesco a pensare questa è la mia città, quindi mi sento orgogliosa del fatto che altri la vedono e so in qualche modo è mia perché io la vivo. Cioè riesco a sentirmi soltanto una specie di strana anch'io all'interno della città. E però ci sono alcuni posti che mi piacciono particolarmente, non so perché il Piccio da Borghese per me rappresenta assolutamente il posto più bello. E da lì peraltro si gode una vista della città molto bella perché riesce a vedere tutti quanti i vari monumenti, può vedere quanto è grande. Facciamo una fuga, lasciamo per un attimo Sofia e torniamo alle saghe principali che ha scritto, diciamo, abbiamo scoperto che le ha scritte, ha cominciato a scrivere a 21 anni, a 24, poco prima di 24 le ha mandate a Mondadori. Mondadori ha ricevuto questo malocchio di un migliaio di pagine, ha deciso di pubblicarlo ed è nato il successo della Rowling italiana, per adesso la gente la chiamiamo così ogni tanto. E che cos'è il mondo emerso? Le cronache e le guerre del mondo emerso è un mondo immaginario, come i propri mondi fantasy, ma che però, come dire, ricorda molto altri mondi esistenti, e forse anche il nostro reale, dove comunque le guerre ci sono, le lotte ci sono, e ci sono tanti, come dire, momenti brutti e cattivi, ma anche tanti episodi di eroismo. La caratteristica che dice è che questo mondo emerso, dove c'è un tiranno violentissimo, Master, tu correggimi se io vado a mente, questo tiranno violentissimo che ha conquistato tutto il pianeta e almeno di un mondo conosciuto, nasce questa eroina Nial, che è allieva di Ido, un generale guerriero, un gnomo, e questa eroina, che come dire, questa è la prima caratteristica di Licia, sono tutte donne, sono tanti personaggi femminili, è quella che porterà avanti la guerra di rivoluzione, di liberazione del mondo emerso dal tiranno. Questa guerra sarà lunghissima. Io qui, come dire, farei entrare Tina e gli farei chiedere, come dire, un po' come vede Nial e un po' come si sviluppa tutta la storia. Cosa ci riferisce? Io sono molto incuriosita dal rapporto che Nial ha con lo scudiero e con Massenaglio, che è il mago che l'aiuta, e anche il rapporto con la sua cavalcatura.
popolare del suo drago, di tutti questi draghi io ci sono, se lo ritornano qua, il rapporto che lei ha con questi personaggi è un rapporto molto cameratesco e invece anche molto maschile che hanno questi soggetti. Sì, in realtà questa cosa di Laio mi interessa perché di recente mi è stata fatta una domanda, credo fosse mercoledì scorso, ho fatto una presentazione a Roma, o come sono ricordo, sono giovane, ma ho il cervello che ogni tanto con la memoria perde colpi. E mi hanno detto, interessante il rapporto tra Niall e Laio perché è un po' materno. No, non ci ho mai pensato, infatti mi ritrovo un pochino in questa descrizione della cosa maschile, perché io sono una persona che tende ad avere di se stessa un'immagine che un pochino prescinde dal sesso, nel senso, cioè, in genere io mi considero prima una persona e poi l'essere una donna, ovviamente una parte molto importante di questo mio essere persona, però viene dopo, diciamo, in qualche modo. Quindi, pur vedendola, pur essendo fortemente convinta che ci sono delle forti differenze nel modo in cui gli uomini e le donne vedono il mondo, però tutto sommato vedo i rapporti tra uomini e donne sostanzialmente su un grado di parità, e credo che sia questo il motivo per cui Niall tende ad avere dei rapporti con Laio e con la sua cavalcatura, che sono appunto come se fossero appunto caratteristiche della persona. Questo probabilmente dipende anche dalla mia esperienza di vita, pur avendo delle ottime amicizie femminili, io se mi trovo in mezzo a degli estranei tendo a trovarmi meglio con le persone di sesso maschile e con le femminili, non lo so perché mi sento più a mio agio, diciamo, quindi evidentemente questa cosa viene trasposta anche nei miei.